Ciao a tutti. Il nuovo calendario di massa è nato un po' nel segno dell'incertezza, in un momento direi drammatico che tutto il mondo, il nostro paese, stanno attraversando. Nel dubbio se quest'anno realizzarlo o meno, ho preferito però non interrompere un progetto che era iniziato nel 2014. E così ho voluto fotografare la nostra città nel periodo della chiusura totale. In quei giorni ho passeggiato per massa alla ricerca di immagini che potessero raccontarla in questa situazione attraverso una sorta di testimonianza per gli occhi di chi non poteva per alcun motivo o quasi uscire da casa. Gli animali si sono impossessati, o meglio, ripresi il loro spazio, dal quale sono dovuti fuggire, soffocati dall'uomo. La foto di gennaio rappresenta la normalità fino a quel momento ed anche la tanto discussa ruota panoramica nel centro cittadino dà colore e vita. Dal mese successivo, nelle fotografie di febbraio fino ad agosto, domina la totale assenza dell'uomo negli spazi urbani. L'immagine di settembre vuole però in qualche modo alleggerire la tensione, mettendo in evidenza un'abitazione del borgo di Santa Lucia, dove due ragazzi, in segno di speranza, sorridono alla vita, nonostante tutto. La foto aerea del mese di ottobre evidenzia la particolare collocazione della città, protetta dalle Apuane e dal mare. Nella foto di novembre, Marina di Massa, in uno scatto di giorno, quando solitamente è molto popolata, questa volta però con la totale assenza dell'uomo. L'ultima immagine, quella di dicembre, vuole essere un messaggio di speranza, con alle spalle di Garibaldi, una frase che in questo momento spesso abbiamo sentito dire. Fotografare il vuoto non è difficile. Difficile è comunicare lo stato d'animo di quei momenti. La città è vuota e anch'io di questo vuoto ne faccio parte.